nuove regole per rigenerare la città. Una città che punta a riconvertire aree altamente cementificate da un lato e offrire più spazi pubblici dall'altra. Riportare la città a un livello di vivibilità, anche di sicurezza, di qualità degli edifici che attualmente manca. E questo lo si fa proprio per anche non consumare ulteriore suolo, che è uno degli obiettivi fondamentali che noi perseguiamo. Il secondo è quello, altrettanto importante, di rilanciare questo settore dell'economia cittadina, anche dell'area metropolitana. Questa è una cosa che ci chiedono gli stessi imprenditori, gli ordini professionali, cioè di avere norme più snelle, più efficaci e che puntino proprio alla rigenerazione piuttosto che al consumo di suolo. L'attenzione è puntata in diversi luoghi, come già annunciato, l'ambizione di ridisegnare l'area antistante, la stazione centrale, le aree fluviali e nel complesso rendere più efficiente quelle ad alta concentrazione di costruzioni. Noi dobbiamo considerare le aree da rigenerare come le vere nuove aree da sviluppare. Ci sono alcune occasioni che riguardano aree di iniziativa pubblica che abbiamo già individuato in un atto di indirizzi strategici, che sono quelle un po' note a tutti: la zona del polo universitario, giudiziario, sportivo in generale, la zona del parco centrale, come lo chiamiamo adesso, la cosiddetta area di risulta. Le aree fluviali sono le aree strategiche su cui noi vogliamo favorire degli interventi che sono innanzitutto di carattere pubblico, perché ci sono aree pubbliche, ci sono occasioni di sviluppo importanti, attorno alle quali certo anche poi l'iniziativa privata è importante.